Allora in diretta dal Pausto Coppi con Giovanni Zichella, mister, è ovvio che in un finale così rimanga l'amaro in bocca, in una partita che immagino sia anche complessa da analizzare dopo aver subito una beffa del genere. Partiamo ovviamente dal finale, da quell'episodio, ci sono state anche delle proteste, un po' di nervosismo, peccato veramente che sia sfuggita di mano così. Sì, però mh, bisogna avere in questi casi equilibrio, bisogna pensare che ci sono altre partite, ce ne sono altre quattro, quindi non bisogna fare eh, le ragazzate, come le chiamo io, farsi sbattere fuori perché non ha nessun senso, perché ci sono ancora quattro partite, dobbiamo stare sul pezzo, siamo ancora nei playoff. Eh, il calcio, come dico sempre, ti dà e ti toglie. Oggi eh, ci ha tolto perché al 97 abbiamo preso un gol dal, dal loro portiere, però... Come dico sempre, il calcio ti dà e ti toglie, in questo caso si è tolto un po'. Tatticamente, Mister, partita molto complessa. Nel primo tempo si è vista un po' bloccata, poi l'inizio ci ha dato una speranza: l'inizio della ripresa. Insomma, Otele sembrava un altro giocatore. C'è stata quella fiammella, grande azione di Sacca e il calcio di rigore che ci ha portato in vantaggio. Insomma, il Dertone nel secondo tempo ha fatto rivedere qualcosa di buono e finalmente è anche tornato al gol. Sono d'accordo anche se insomma, oggi avevamo e sono contento di questo tanti giovani, avevamo sette giovani in campo dove ci sono comportati secondo me alla grande, hanno fatto molto bene, eh, quindi adesso si dimentica in fretta quello che è successo oggi e da domani mattina ci alleniamo e si pensa a mercoledì a Sestri. C'è un rischio di contraccolpo, insomma eh, adesso le partite tanto ravvicinate è una sfida diretta quella contro il Sestri, non possiamo negarlo e poi la, la possibilità che ne, nelle ultime giornate ci si giochi veramente qualcosa di importante, è il rischio di non arrivare pronti o ci siamo? il rischio c'è perché insomma abbiamo qualche defezione a livello fisico di qualche calciatore e qualche qualche squalifica però fa parte del gioco secondo me è tutto l'anno che andiamo e diamo il tutto per mille e quindi sono sicuro che mercoledì faremo di uno una buona prestazione. L'ultima sulle prestazioni del, di, di tanti giovani l'abbiamo detto oggi è ridisegnata una difesa in un modo un po' diverso con Procopio Centrale direi che anche in vista. Le prossime assenze potrebbe essere un'idea da confermare? Sì, nettamente io non ho da rimproverare nulla alla squadra, la squadra ha fatto quello che, che era nelle sue capacità e quindi sono contento dei ragazzi. Ci mancano ancora quattro partite. Eh, non dimentichiamo quello che è stato fatto prima, Insomma, siccome stiamo facendo un campionato eh, di ci sono sempre stati tra le prime cinque, poi è normale che adesso eh, può succedere di tutto e di più, però noi ci alleniamo già da domani mattina, non moliamo niente, mercoledì andiamo a fare la partita a Sestre. Possiamo recuperare qualcuno per mercoledì o probabilmente per domenica? No. Okay. dallo studio Ste, Lara, eh, Piero. Sì. sì. Sì Piero ci senti, vai. Sì. Inizio. A... Diciamo che non ci dobbiamo lamentare che anche non riusciamo, eh, in questo per con posizione di tutti i noi siamo già al di sopra di quello che era ogni aspettativa. Quindi i complimenti vanno fatti alle squadre lo stesso. Prendiamo il bicchiere mezzo pieno alla fine, alla fine di tutto, mister? Eh, no, perché insomma, dire di un bicchiere mezzo pieno oggi aver preso il gol al 97 da un portiere insomma, mi crea un po' di problemi. Però bisogna cancellare in fretta, iniziare domattina mattina a lavorare e prepararci per il sesto. Grazie, mister. Prego.